No c***a fatto! No c***a fatto! Perché l'hai seguito? Madonna! Salve a tutti! Su vostra richiesta è tornata! Ciao! Oggi Lucilla mi ha promesso che vorrà continuare i suoi studi presso la Cody Academy, che come tu sai ho ricambiato un po' di cose. Sì, per... to spice it up! Esatto! E... lei vuole continuare con Python, mm-hmm. E nel programma che io ho stabilito, tutto qui dentro, perché non ho scritto nulla, okay. Oggi faremo liste e iterazione. Pazienza anche permettendo, esatto. Non so se quale finisce prima, se la mia o la tua. Esatto. A difesa dell'altra volta, non sto male, quindi non mi fa male. Ok, sarò molto attenta. Sei carica, sei carica. Diligente, carica. Esatto. Non so se tu hai letto i commenti dell'altra volta, in particolare ce n'era uno in cui diceva che faceva vedere il tuo video a sua figlia. Vero. Quindi ci dobbiamo comportare bene. Mi raccomando, chiamiamo le variabili con nomi accettabili. Perché noi non sappiamo quanti per anni... il bollino verde. Esatto. Noi non sappiamo quanti anni abbia questa, diciamo, la figlia di questo utente. Però magari minorenne, cerchiamoci un contegno. Va bene, dai, penso che togliamo gli indugi. Sì, rompiamo il ghiaccio. Già Python è carico. Tra l'altro, prima che tu... è il buon Federico che si trova dietro la telecamera in... ecco, questo è il suo segnale. Credo di battaglia. Esatto. E prima che voi vi accingevate a venire presso questo set, non partiva il computer. Oh mio Dio. Forse già perché sentiva che stava arrivando io ha detto no, per favore, un'altra volta. No. Allora, non ho potuto prendere, diciamo, una foto dell'errore, però se la trovo la metto in sovraimpressione. Con la musichetta di quella di Windows, ma... Esatto. In realtà non era manco Windows, proprio... era proprio all'inizio. E quindi proprio 15 minuti prima che voi suonavaste... suonavaste? Madonna, anche è questo... corretto. Il citofono, io avevo aperto e richiuso il computer, semplicemente staccando un pezzo e riattaccandolo, fine. Tagliando il cavo alla spina. Facilissima, funziona. Io direi di non perdere più tempo e andare al computer. Andiamo. Allora Lu, ci siamo? Sì. Dunque. Prima di parlare delle iterazioni... Dice, c'ho paura. No. Dobbiamo fare le liste. Mm-hmm. Sai cosa è una lista in Python? No. Ok. È semplice. Una lista è un insieme di dati di tipo diverso. Okay. Ti ricordi, c'erano i numeri, le stringhe... Mm-hmm. Necessariamente di tipo diverso? No, potrebbe essere anche tutto lo stesso tipo. Okay. Però si differenzia di altri linguaggi di programmazione che hanno gli array hanno... diciamo lo svantaggio di aver dati lo stesso tipo, ma altri vantaggi che non c'erano con perché siamo in Python, no? Meno, appunto, per questo l'ho scelto. Esatto. Quindi, come si fa una lista? Intanto dobbiamo creare una variabile, che tu ti ricorderai come si fa. No, una variabile si scrive con un nome di un... Devo scrivere tipo, vabbè, l'altra volta c'era sto cazzo e noi mettiamo... merdo. Ok. Mm-hmm. Come se assegniamo un valore a una variabile, con quale simboletto? Parentesi. No, era l'uguale. È vero, hai ragione. Uguale, parlo molto forte. Quindi uguale. È uguale, come si fa uguale? Aspetta, così. No. Solamente quel tasto. Ricordo che, per chi non avesse visto il video la volta scorsa... Guardatelo, mi raccomando. Io ho la tastiera con layout americano e quindi i simboli possono essere in posizioni diverse rispetto alla tastiera che c'hai tu. Esatto. Ok. Per dichiarare una lista, effettivamente dobbiamo ora aprire delle parentesi. Ok, normali, tonde, quindi... No! Quadrate. Bravissima! Così... Vedi che già lui ti crea anche quella chiusa. Vedi, è smart. Esatto. Che lavoro con Python. Esatto. Quindi, ora, tu puoi mettere quello che cosa vuoi tu. Numeri. Ok. Valori booleani, che noi non abbiamo visto ancora.
booleani. Sì. O stringhe. Mettiamo uno per tipo, un numero, un valore booleano. Va bene, i numeri me li invento. Cazzo sì. Di cane. Va bene, sì. Allora mettiamo 3 e 14 come sempre. Il punto, no? Sì. Ok. Virgola. Una stringa. Ci va allo spazio? Non, no. Non necessariamente. Cos'è una stringa? Sai quella cosa che dicevo io con i doppi apici? Ah, allora aspetta, con i doppi apici. Qua, eccoli. E ci devo scrivere qualsiasi cosa, no? Qualsiasi cosa che sia, sì. Qualunque cosa tu voglia. Boris. Io avevo scritto gli occhi del cuore. E io scrivo Boris. Ora, dopo la stringa, metto un'altra virgola. Un valore booleano. Che cos'è un valore booleano? Un valore booleano è una... Non confondersi col valore burino. Esatto. È semplicemente una variabile, o un valore in ogni caso, che può assumere solo due valori, vero o falso. Ok. Scemo o intelligente? 1-0. Quindi... Python capisce solamente vero o falso. Mettiamo vero. Come si dice vero in inglese? True. Scrivilo. Ah, ok. Cioè, letteralmente così. Ni. Hai fatto un solo errore. Me l'ho fatto fare apposta. Ok. Python riconosce true o false con la prima lettera maiuscola. Ah. Quindi... Esatto. E beh, perché è diventato rosso? Perché è una parola chiave. Ah, ok. Ti ricordi l'altra volta i pomegasi? Pensavo fosse sbagliato. No, no. Poco no. Fa. Eseguiamo. Era contro l'invio. Sì, quello me lo ricordavo. Sembra non sia successo nulla. Perché? È colpa mia. No, è perché insert cell below. Non so perché non crea le celle in automatico. Vabbè, sti cazzi. Ora, stampiamo un merdo. Ti ricordi come si stampavano le cose? Print. Scher- Bravissima. Bisogna scrivere print. Sì. Con la parentesi tonda questa volta. Cosa ho fatto? No, giusto, semplicemente deve premere prima lo shift. L'altra parentesi, bella aperta. Oggi sono rincoglionita, eccola. Merda. Print e merdu. Controllo invio. Perfetto, lui stampa quella lista che c'è 3-14 Boris. Ci potrava l'intruso. Esatto. Questa lista ci serve per le iterazioni. Ci sono in Python due tipi di iterazioni. In altri linguaggi ce ne sono tre, Python ne ha solamente due. Va bene. Perché comunque... Sti cazzi, non lo spiego perché non sto facendo gli altri linguaggi. No, mia, perché io proprio vado, faccio fuochi d'artificio. Ok. Prima di tutto, tu sai cos'è un'iterazione? No. Che significa iterazione in italiano? Beh, iterare vuol dire ripetere, tipo. Bravo! L'iterazione. Bravo! 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 Bravo. Siamo inclusivi! Bravo! Dicevo, l'iterazione è esattamente un blocco di codice che si ripete. Ok. Crea un'altra cella, fai, non so perché non crea le celle in automatico. C'è qualche... devo fare solo invio, no? Non lo so, prova a fare invio. No. Fai insert cell. Non sbagliare il mouse come l'altra volta. Però l'altra volta era invio, effettivamente. Non so, questo computer oggi non si stava avviando, lo sai. Forse ho paura che sono arrivata io, un casino. Vabbè, quindi siamo qua. Esatto. Ok. Che gli dobbiamo dire? Intanto ci sono due cicli. Quello for e quello while. For e while come le parole in inglese? No, come sto cazzo. Ok. La variabile. Esatto. Di solito sui libri le persone spiegano sempre quello for. Io ho un metodo diverso. Iniziamo con quello while. Va bene. Ok. Ok. Facciamo questa iterazione in cui la facciamo per un numero di volte che noi stabiliamo, che tu stabilisci tu, e finché... non viene raggiunto quella soglia che noi stabiliamo, vengono ripetute determinate cose. Ok. Chiama una variabile e metti una soglia che dici tu. Mettiamo 15, non so. Ok, quindi variabile intanto. Sì, chiamala però con un nome normale. Gli occhi del cuore. Troppo lunga, magari una più piccola. Viva la merda. Chiamala T. T. Sì. Uguale 25. Ok, questa è la nostra soglia. Va bene.
Avevo detto 15, però non so perché ho detto 25. Quindi noi dobbiamo ripetere questo ciclo 25 volte, giusto? Okay. Quindi T, diciamo, stabilisce la nostra soglia, però dobbiamo avere un'altra variabile che tiene il conto. Ok. Questa variabile, in tutti i linguaggi di programmazione, di solito ha un nome particolare. I. Inizializzo una variabile I che sia uguale a 0. Sulla stessa riga? No, ovviamente sotto. No. Devo fare in bio. Ah, l'aperta. I minuscolo ma è uguale? Di solito è minuscolo, di solito. Ok, quindi I uguale. Sì. Cosa avevamo detto? Zero. Devi inizializzare a zero. Zero, dov'era poco? Ok. Ora, praticamente, dobbiamo dire finché I è minore di T, esegui determinate operazioni. Finché I è minore di T, ok. Quindi nuovo coso. Esatto. Un'altra, dai, un altro colpo. Insomma, ok. Anzi, per utilizzare il termine di programmazione, diciamo, mentre I è minore quindi di T, while, esatto, con la minuscola sempre. Sì, bravissima. While I, no, senza spazio. No, giusto, giusto. Con lo spazio, while sì. I. Minore. No, meno. No, sono incoglionita, lo so come si fa così. Quella è maggiore. Minore. Minore di T. Ora, se ti ricordi in Python, i blocchi di istruzioni, come l'altra volta per l'if, si aprivano con i due punti. Ok, invio. Automaticamente hai fatto l'indentazione. Così è tutto. Quindi tu non stai sbagliando. Incredibile comunque. Okay. E non lo so neanche se lo sto sbagliando. Il motivo perché I si chiama I è perché sta per index. Ok. Ah, siccome è una roba. Ah, pensavo iterazione. Ah no, però effettivamente tutto questo è un'iterazione. Cioè sono le istruzioni per l'iterazione. Ora, cosa gli facciamo fare in questa iterazione? Facciamo una cosa semplice. Stampiamo il valore di I. Ok. Vai. Quindi questo. Scrivo print qua. I. Sì. Ok. Invio. No c***o hai fatto! No c***o hai fatto! Perché l'hai seguito? Madonna! Te lo giuro, non so scherzare, hai fatto danno. Ho fatto danno? Che cosa vuol dire? LOL start. Allora, ti spiego cosa hai fatto. Praticamente, vedi quanti zero è stato? Non sono 25. Ma perché sono così tanti? Perché I è sempre zero, la dovevamo incrementare. Mi è diventata tutta rossa, è diventata aperta. Ma trattava bene. Ma io non so che cosa ho fatto. Hai premuto Ctrl Enter. No, quello lo so. Ma perché? Non lo so, perché mi metto di printare. Sì, ma non di eseguire. Questo è un classico esempio di ciclo infinito. Quindi, cioè, non finiscono mai. Certo, perché la condizione, questa condizione è sempre vera, perché I è sempre zero. Avvicinati che solo mi scoglione la messa a fuoco. Oltre a scoglionare te. Esatto. E quindi dobbiamo cambiare, mutare iterazione per iterazione il valore di I. Ok. Quindi incrementiamo I di 1 per ogni iterazione. Quindi I uguale 1. No, quello fare un altro ciclo infinito. I uguale I più 1. È come un'equazione. I, insomma, ciao. I. No, ciao vota! Ma perché? Ma io non so cosa ho premuto shift. Control e con... Non ho premuto control. Che cosa è successo? Non lo so! Ma cosa succede se succede se da questo? È che dobbiamo interrompere! Perché? È perché va in un ciclo infinito! Ah, è vero! Più aspetta. Uno! Lo metto io più uno! Eseguiamo questo! Lo devo eseguire! Ci penso io? Ok, vedi che adesso si è fermato! Meno male! Ok! Guarda, ho per infartare! Esatto! Ora, questa istruzione, I uguale I più uno, è una persona che si scrive molto spesso in programmazione. C'è un modo per accorciarla. Utilizzando l'operatore di somma uguale. Lo faccio io. Ta-da! Questo automaticamente I più uguale 1 viene tradotto in I uguale I più 1. Ok, va bene. Guarda, run cells. Ta-da! È sempre lo stesso. Esatto. Adesso hai visto i pro e contro, il numero, non so, botta, che non era previsto. Vabbè, ma sono queste cose che rendono... I pro e i contro del ciclo while, che se non si sta attenti si va in ma quello... Ma se non lo fermi mai, che cosa succede? Devi chiudere il programma come ho fatto io... Se no ti esplode il computer. No, non ti esplode il computer, semplicemente però
diciamo, ossia, ti posso far vedere questa cosa. Se noi questa qua la commentiamo, guarda, vedi qua i processori? Mm-hmm. Io eseguo il ciclo infinito. Iniziano qua i processori a scoglionare, cioè, cioè non va tanto perché comunque Linux riesce a gestirlo meglio, però se noi andiamo qua in process, mettiamo qua in CPU, Python tipo sta qua nel 20% della CPU per effettivamente fare una coppola di min. Esatto. Quindi questo adesso dobbiamo di nuovo killare interrupt. Infatti qua si era andato tutto e adesso noi rieseguiamo questa cella e poi si è fermato. Meno male. Ok, quindi stavo dicendo, abbiamo visto i pro e contro del ciclo while. Mm-hmm. Per i programmatori esperti è raramente può succedere che il ciclo vada in iterazione infinita. Tuttavia però ti posso assicurare, mm-hmm, ci sono dei casi particolari che è esattamente quello che tu devi fare. Avere, okay, un ciclo infinito. Mm-hmm. Come sappiamo, sono dei casi in cui, sì, il programmatore fa apposta un ciclo infinito. Cioè, non come ho fatto io. Sì. O forse sì. In realtà qua semplicemente si metterebbe, anziché di mettere i minori di t, qui si mette while true, quindi, mm-hmm, va in ciclo infinito. Mm-hmm. Tipo, hai presente tipo un server che accetta le comunicazioni tipo dal client? Mm. Ok. Quindi c'è un ciclo in cui dice, aspetta il client, mm-hmm, prendi la sua richiesta e poi aspetta per un nuovo client. Ok. Quel server va lo devi fare sempre, quindi... E quando finisci vuol dire che server non serve più, quindi hai chiuso il programma. Mm-hmm. In quel caso si fa. Io, ti ricordi il mio progetto per Raspberry Pi? Mm-hmm. Sai quanti cicli infiniti ho fatto? Tutto a posto. Esatto. Benissimo. Quindi, ci sono delle cose in programmazione in cui il ciclo while serve. Mm-hmm. Di solito, diciamo, il ciclo while viene utilizzato quando non è possibile, al momento della stesura del programma, stabilire quante iterazioni devi fare. Mm-hmm. Noi qui lo sapevamo che erano fino a 25, mm-hmm, però di solito ciclo while trova il massimo della sua espressività quando tu non puoi stabilire esattamente il numero di iterazioni a priori. Ok. Quindi magari ci sono degli eventi che ti dicono che adesso puoi uscire dal while, mm-hmm, però si usa in quei casi. Mm-hmm. Okay. Nei casi in cui, che sono moltissimi, noi sappiamo a priori il numero di iterazioni... Ci sei fuori. Video! Esatto. Sul pezzo. Crea una nuova cella e scrolla giù. Ah, posso usare anche questa? Certo. Ah, okay, era già aperta. Perfetto. Quindi devo scrivere... Ok, il foro ha una sintassi molto particolare. Ok. Che in Python è meno particolare di altri linguaggi. Meno male, quindi comunque Python mi pare sempre... Esatto, perché C o in C++ la sintassi del foro è della Madonna. Ok. Qua invece... È facile. Allora, io ti detto delle cose... E poi andiamo a dissezionare. Va bene. For. Spazio. I. In. Esatto. Facendo lo stesso esempio di poco fa. 5 iterazioni. Ok, quindi scrivo 25. No. Tu devi scrivere una cosa che poi ti spiego dopo che cos'è. Ok. Range. Che è una funzione range. Quindi se una funzione, poi metti 25 dentro le parentesi tonde. Ok, sai come si apre un blocco di istruzioni, quindi non te lo devo dire più. Sta computando. Come stai sempre due punti? Bene, fuori però o dentro? Tu che dici? Fuori. Esatto. Invio. Print i. Non eseguo. No, puoi eseguire. Quello non c'è più niente. Ho paura. È impossibile qua che parli in ciclo infinito. Esegui. Ora tu dici, perché questa roba funziona? Io non capisco, perché non ti ho detto che significa in, mm-hmm, non ti ho detto cos'è range, mm-hmm, meno male sai che cos'è i, mm-hmm, però qua non c'è né incremento né niente, non abbiamo inizializzato i a zero, intanto funziona tutto. Ok, beh, già lì. Esatto. Che non mi sembra poco. Ora, qui devo spiegare un paio di cose. For esegue il blocco di istruzione all'interno, mm-hmm, per ogni elemento di una lista. Ok. E ogni elemento di una lista, uno per uno, viene di volta in volta per ogni iterazione associata alla variabile i. Mm-hmm. Range è una funzione, che si trova già in Python, che tu gli dai qui il massimale, mm-hmm, e ti crea una lista che va da 0 a 24. Okay. Quindi il risultato di questa operazione è una lista. Mm-hmm.
Però nel for loop di Python, tu qua puoi mettere qualunque lista, anche quella che hai creato tu. Come si chiama quella lista che hai creato poco fa tu? Lista merdu. Quindi io posso scrivere merdu. Tu puoi scrivere merdu. E vedi cosa ti sponda. E certo, eseguo. Sì, vai tranquilla. Non scoppia niente. Apri tutto. Cosa succede? Ok, ti dà questo errore, ti spiego perché. Okay. Perché lui dice non trova la variabile merdu perché noi abbiamo staccato e riattaccato Python 5 volte. Ah, ok. Mm-hmm. Quindi dobbiamo eseguire questa linea. Ok, quindi faccio di nuovo. Sì. Vai a quella cella in basso. E così. Lo rieseguo. Sì. Ecco perché prima di spiegarti il for loop devo spiegare cosa sono le liste. Ok. Semplice. Beh, chiaramente. Allora, noi abbiamo registrato finora circa 25 minuti. Ti è bastato o vogliamo fare altro? Facciamo un'altra cosa? Facciamo i dizionari, sono semplici. Va bene, dai. Dizionario, sento che qualcosa di affine a quello che faccio. Esatto, facciamo i dizionari. Crea una nuova cella, dai. Ok, prima di spiegare i dizionari, giochiamo un pochettino con le liste. Okay. La tua lista merdu ha tre elementi. Sì. Noi finora ne abbiamo messi là, ma non abbiamo, diciamo, preso uno individualmente. Se tu ne volessi prendere uno individualmente, cosa dovresti fare? Non lo sai, non lo dico non io. Non ne ho idea. Perfetto. Scrivi. Print, per esempio, stampiamo Boris, che è il secondo elemento, giusto? Merdu. Ah, no, merdu. Non stiamo usando il secondo elemento di. Il secondo elemento della lista dobbiamo stampare. Ok, quindi print merdu. Parentesi quadrata. E tu hai l'elemento puoi stampare, il secondo elemento. Quindi devo scrivere due? Scrivi due. Vai. Mi seguo. Sì, tranquilla. Perché ci dà true e ci dà il terzo elemento? Perché è stronzo. Upsi, upsi. In realtà non tanto, perché non ti ho detto una cosa. Python come la strada. Ah, 0, 1, 2, quindi lo devo chiamare 1. Esatto. Sai come si chiama questa caratteristica? No. Zero based. Ecco. Quindi Python è zero based come C, C++, Java, Salamadonna, tutti questi. Pensavo che si fosse veramente veduto loading. Ok. Based? Funziona mediante indicizzazione. I dizionari no. I dizionari permettono di associare una chiave a un valore. Ok. Nelle liste, prendendo la chiave e l'indice, i dizionari tu permetti di associare una chiave a un valore. Ok. Crea una nuova cella. No, devo creare una nuova cella. Sì, fai, non so perché è scomparso tutto. Insert below. Scrolla giù. Ok. Ok, crea una nuova variabile in cui metteremo il nostro dizionario. Qualsiasi nome. Biascica. La nostra variabile. Come si assegna il valore alle variabili? Uguale. Esatto. Per i dizionari, anziché delle parentesi quadrate, io come questa non le trovo ora. Le parentesi graffe? Esatto. Le ho già trovate, sono qua. Madonna, mi sorprende dove non mi deve sorprendere. Perfetto. Poi ti mando in crash il computer. Esatto. Ok. Un dizionario, quindi c'è cioè una variabile con all'interno. No, ancora non c'è. Vabbè, dobbiamo metterci valori e mettiamo chiave e valore. Mettiamo delle chiavi, delle stringhe e dei valori numerici, per esempio. Ok, la chiave, una stringa, piccola stringa, molto breve. Spero tu non lo so, una cosa breve, dammi un'idea. Ok, metti seppiolina, va bene, come stringa, stringa. È una stringa, quindi... Parentesi quadra. No. Doppi apici. Esatto. I maledetti doppi apici. Esatto, questa è una chiave. O dobbiamo scegliere il valore. Dopo la stringa... Devo mettere uguale? No. Due punti. Due punti. Un numero. Tre. Ok. Mettiamo un'altra coppia di chiave e valori. Quindi virgola. Virgola e ce ne mettiamo un altro. Mettiamo... Sì, un'altra stringa o un altro valore? Mettiamo duccio. Stringa. Dio caro. Quattro. Ok. Va bene. Crea una nuova riga.
che è un'altra, non si sa mai. Scrivi print della tua dizionario biascica e stampa o seppiolina o duccia. Biascica. Poi devo mettere parentesi quadre. Esatto. E poi devo mettere... una chiave. Una di quelle due che ah, basta che... ok. Una. E... tu puoi accedere un elemento per volta. Devo mettere anche gli apici, in questo caso solo certo, il nome. Okay. Certo, perché tu hai messo una stringa. Ma anche queste vanno bene, i singoli apici, okay. I singoli apici, i doppi apici in Python sono uguali. In altri linguaggi no. Ok, quindi... esegui. Ok, ah, certo. Se vuoi fare la prova del 9, scrivi duccio e vedi che succede. Esegui. Ora, per concludere, creiamo una nuova cella. Per concludere proprio la lezione, proprio non poteva, certo. Non poteva finire meglio. Sì, scusa. Ottimo, te lo dico io. Proviamo a fare questa cosa. Io ti ho detto che il for accetta le liste. Cosa succede se noi passiamo ai dizionari? Fa. Non scoppia. Quindi scrivo for. Sì. Biascica. Andando no. I in. Ah, sempre I ce lo devo mettere. I in. I la puoi chiamare anche sempre in questo su sto cazzo. Ma però bene. Chiamiamola I. I. In. Biascica. Sì. Biascica. Due punti, sempre. E a capo? Sì. Print I, vedi cosa ti stampa. Ti stampa le chiavi. Quindi, se tu vuoi stampare il contenuto dei valori, basta scrivere biascica di I. Perché siccome I è associata a ogni chiave, tu scrivi biascica di I, lui ti stampa il contenuto. Cioè, devo scrivere biascica... aspetta. Biascica? Yeah. No, come gliel'hai passata qua? Ah. La, il parametro io lo passo la stessa maniera qua. Esegui. Nonostante che all'inizio tu abbia smarmellando, sono molto fiero di te. Meno male. Dopo che stavo per dare fuoco a casa praticamente, esplodeva esatto. Tutto. Perfetto. Torniamo e concludiamo? Ma sì, dai. Vabbè dai, alla fine non è andato così male. Beh no, devi giudicare tu, cioè io alla fine sono solo apprendendo, una specie tipo di giovane apprendista Jedi. Allora, io ho avuto occasione di insegnare Python a molte persone nella mia giovane carriera e tu vai un passo, secondo me, più veloce della media. Possiamo concludere, magari ci aggiorniamo la prossima volta. Io so che tu e il buon Federico, che è sempre dietro le quinte, so che voi vi state accingendo a partire per le vacanze, quindi il pubblico dovrà aspettare sicuramente il 2023. È per forza. Ok, quindi prima di salutare, vuoi concludere tu il video come sempre? Ma sì, amici, amiche, persone, guardate i video di Valerio perché io comparirò molto spesso. Non guardateli per lui, guardateli per me. E beh, che dire, ci vediamo l'anno prossimo. Allora, io come al solito vi ringrazio per aver guardato questo video fino a questo punto e ci vediamo alla prossima. Ciao!